Eccoci qui, amici del Pallone Gonfiato, bentornati con un nuovo appuntamento in diretta sui nostri canali Facebook, YouTube, Twitch e Twitter. Campionato finito, siamo in attesa dell'inizio dei raduni, della nuova stagione, impazza il calciomercato, ma non sarà un argomento che toccheremo questo pomeriggio perché con il personaggio che avete visto, insomma, che vi abbiamo già presentato e introdotto, parleremo, insomma, della stretta attualità calcistica e faremo anche un po' un salto indietro nella storia, lui, grande memoria storica del giornalismo sportivo italiano. Non voglio perdere altro tempo, vi ricordo sempre, prima di seguirci sempre su www.ilpalloneGonfiato.it e su tutti i nostri canali Facebook, YouTube, dove troverete poi anche salvata questa diretta, Twitch e anche Twitter, dove siamo in onda ora. Bando alle ciance, lo faccio entrare immediatamente, saluto e ringrazio perché, insomma, non è... per me è un grande onore poterlo intervistare, Roberto Beccantini. Ciao Roberto, benvenuto. Buon pomeriggio Stefano, grazie a tutti e eccomi qua. Anche Vedo che splende il sole anche da te, insomma, ti illumina il a Milano. sole. Tu dove sei? A Anche Bologna? io sono in Romagna, per cui Io. sì, non lontano da Bologna, per cui se non splende il sole qua c'è qualcosa che non va. Va bene, allora Roberto, siamo in diretta, lo saremo fino a grosso modo alle 18 qualche minuto prima. Allora non ho bisogno di presentare Roberto Beccantini, grande firma della stampa, con il suo blog Back is Back, che invito sempre a seguirvi. Così come su Facebook, dove insomma inanella perle di articoli assolutamente straordinari. E nonostante io, Roberto, sia dell'85, quindi ho 37 anni, adoro un po' quello che è il giornalismo di un tempo portato poi ad oggi, con gli esponenti che ci sono anche oggi a dare le loro perle, tra cui tu, perché insomma, poi magari ne parleremo nel corso della diretta, qualcosa anche a livello di stampa sportiva italiana si sta perdendo. Ma andiamo con ordine. Allora, dobbiamo iniziare dall'argomento più caldo di questo momento, che ovviamente è la nazionale, ma non tanto a livello pratico, o meglio sì, ma soprattutto l'ennesima, ci troviamo a fronteggiare l'ennesima crisi del nostro calcio con tutti i soliti discorsi che sentiamo almeno da una dozzina d'anni. Tu hai scritto: si cresce anche così, è finito un ciclo, quindi trai del buono, e questo è un punto di vista molto importante da tutto quello che è successo non ultimo ieri con la Germania, e quindi a ruota libera ti do la parola per capire perché. Scusa la provocazione, in Italia dobbiamo fare sempre da anni gli stessi discorsi e poi non cambia mai niente. Ecco, tiriamo sempre le stesse somme, le stesse conclusioni da anni e veniamo da due mondiali persi, anche se per paradosso il prossimo 11 luglio celebreremo un mondiale un europeo vinto. Sì. E questa è l'ennesima contraddizione che fotografa il calcio di questo paese. Gli stadi di proprietà, il campionato a 18 squadre, le plusvalenze, i giovani, l'importanza dell'allenatore rispetto ai giocatori, dei giocatori rispetto all'allenatore. Siamo sempre qui a parlare delle stesse cose. Questo è un po' il nostro limite, un grande, grave limite, non che gli altri all'estero non siano tutti avanguardisti di successo, ma insomma, è un momento più propizio per loro che non per noi. Sulla nazionale c'è poco da dire, Stefano. La media del valore nostro coinvolge l'europeo dell'11 luglio 2021 e la Macedonia del Nord del 24 marzo del 2022. Ecco, la media è com'era esagerato, com'era sbagliato pensare che fossimo stati forti nell'estate del 2021 con quella squadra, viceversa eravamo stati più bravi solo in quel mese. Così è sbagliato pensare che siamo diventati così brocchi, come a Palermo contro la Macedonia del Nord. Bisogna lavorare di medie, bisogna lavorare di idee, di giovani, senza però cadere anche in questo caso nell'ennesimo trabocchetto dell'eccesso. Perché allora i club italiani vengono naturalmente ramponiati da noi italiani di non avere coraggio nei giovani. Adesso siamo al punto che dopo il 5-2 di Mönchengladbach, partita dalla quale purtroppo non si è potuto ricorrere a una lattina per uscirne in bellezza, come Sì, successe a come tutti con l'Inter. dal 7-1 alla ripetizione,
ma non c'è più l'avvocato Prisco, anche purtroppo. Esatto. E, ecco, da questa, da questo fatto qui siamo caduti dall'eccesso, che adesso viene accusato Mancini di usare troppo i giovani. Io penso che queste partite di questo calcio falso le siano servite per fare un po' il punto della situazione. Tanti debuttanti, formazioni sempre diverse, la fine di un ciclo contro l'Argentina e pian pianino l'inizio di un altro che non sappiamo dove ci porterà, con le formazioni alternate fra Germania a Bologna, Ungheria a Cesena, Inghilterra a Wolverhampton e Germania ieri sera. Quindi bisogna avere pazienza, anche se purtroppo quando uno dice che bisogna avere pazienza non va in prima pagina, non strappa light del TG, del prime time serale. È un titolo, non dico di coda, ma un titolo grigio. Però io non trovo altre etichette, altre ricette per poter spiegare questo momento. Siamo invasi dagli stranieri, come tutti i paesi. Nel nostro caso specifico abbiamo tanti stranieri in un ruolo nevralgico, quello di centravanti. Anche se devo dire che fra il Ciro Immobile, Andrea Belotti e il Gianluca Scamacca del nostro campionato e quelli della nazionale c'è una bella differenza. Colpa del gioco di Mancini, colpa del nostro livello medio-basso di un campionato che Fabio Capello fino a pochi giorni fa definiva il meno allenante o poco allenante. Sì. That's the problem, visto che tu torni dall'Inghilterra. That's the question, diceva qualcuno. Senti Roberto, tu hai definito, poi torniamo un attimo perché ti voglio chiedere una cosa a proposito dei giovani, la Nations League un circo di amichevoli stipato sotto un tendone d'enfasi. Io sono d'accordo con te, non perché sei qua, ma perché è veramente così. È una, anche Klopp pochi giorni fa ha detto una competizione inutile, e tu credo che hai reso l'idea, ce la puoi spiegare meglio qui? Sì, no, è una cosa, io non ne sentivo necessariamente il bisogno. È chiaro che in questo periodo di solito ci sarebbe stata la fase finale del mondiale o dell'europeo. Sì. Poi magari se vuoi parliamo del mondiale in Qatar, non tanto per quello che succede in Qatar, non perché non se ne voglia parlare, ma proprio per il fatto del mondiale per la prima volta, metà stagione, non più alla fine. Io non ne sentivo bisogno. Fu un'idea di Michel Platini per rendere più piccanti le amichevoli, ma forse qui di rendere più piccante tutti i menù di tutti i ristoranti, di tutto il calcio mondiale, si gioca sempre di più, si gioca sempre, e poi sai, non è che le risultanze sono sempre prese più sul serio, sì. E ci sono risultati abbastanza strani, se non per dire falsi. Ti faccio un esempio molto pratico e molto attuale. Noi abbiamo giocato la miglior partita contro l'Ungheria, che ha vinto 4-0 a Wolverhampton, dove noi avremmo meritato di vincere, ma abbiamo fatto 0-0 contro quell'Inghilterra che pensa di licenziare il CT Southgate. La Francia ha perso con la Danimarca e con la Croazia in casa. Per cui è la Francia campione del mondo. Insomma, è un calcio di passo e di trapasso verso la prossima, verso il mondiale, che è un grande laboratorio ambulante con l'enfasi appunto dei tre punti. Sì, assolutamente sì. Ma si è persa l'attesa. Bravo, infatti anche nella vita l'abbiamo persa. Non scartiamo più il regalo di Natale. Il regalo di Natale una volta aspettavamo di scartarlo, adesso vogliamo aprirlo subito. Nel calcio è uguale. I giovani hanno altri ritmi. Io ho 71 anni, sono leopardiano. Per me il sabato del villaggio era molto importante. Capito? L'attesa della domenica, che è la vigilia. Adesso è tutto. Come diceva Mario Riva, domenica è sempre domenica. Sì, anche il mercoledì si gioca ormai ogni giorno. Finché dura, va bene, certo, bisogna pagare certi stipendi, per cui bisogna moltiplicare gli impegni, come fece anche Gesù Cristo, quindi insomma siamo l'esempio, non è che viene dal basso. Importante, esatto. Non viene dal basso, per carità. Però ecco, ci vorrebbe, a me la tregua non dispiace. E d'altra parte, ti devo dire la verità, se mi punti una pistola alla tempia e mi dici preferisci come diversivo la Nation League o buttarti sul mercato, ti dico dammi la Nation League. Sì, certo. Sì, sul mercato sono questioni anche personali. Io mi ricordo quando ero giovane, ragazzo nel 62,
nel 72 ci fu il mondiale in Cile. Sì. Il mondiale in Cile ci fu la famosa battaglia di Santiago. Italia-Cile, 2 giugno sì. 62, espulsi Davide, Ferrini, botte da Orbi, l'arbitro Aston. Che mi ricordo una volta per un lapsus, tanto anglofilo ero quanto lo sei tu, Aston Villa, invece no, era solo Aston. Sì. Poi ferma un semaforo di Londra, infastidito, ma anche genialoide, vide lampeggiare il semaforo stesso e dal giallo e dal rosso tirò fuori i cartellini. Dopo quello che sarebbe successo nel mondiale successivo in Inghilterra-Argentina con un argentino, Rattin, mi pare che non usciva mai del campo perché non sapeva, non immaginava di essere stato espulso da un semplice cenno. Hai reso l'idea. Per dirti questo, hai capito? Qui, quel mondiale lo vinse il Brasile grazie a Garrincha e Amarillo, che aveva sostituito Pelé infortunato. Pelé che era infortunato, sì. Esattamente. Pelé aveva cominciato e poi c'era infortunato. Amarildo mi piaceva molto e lessi che sarebbe potuto andare alla Juventus, la squadra che dai tempi di Omar Sivero è un po' nel mio cuore. Benissimo, ero contentissimo. Allora, morale della favola. Restò al Botafogo e l'anno dopo andò al Milan. Esatto. Chiusi col mercato, basta. Esatto. Da allora, colpevolmente non guardo trasmissioni. Sì. È proprio figlio di una delusione, di una tua delusione una personale. Delusione, di un'esperienza personale. Fermo restando che il mercato ha un grandissimo. È il Viagra dei tifosi. Capito? Certo. Piace per questo, soprattutto perché è un Viagra che non costa niente, se non alle società. Per cui i tifosi sono contenti, capito? Io li capisco, non voglio fare quello che lo snob. Però il mercato, aspetto di vedere, come si suol dire adesso, dopo l'invasione dell'NBA, i roster conclusivi per tirare le somme. Però lascio ai miei colleghi di fare il mercato cercando di essere alternativo come giornalismo. Federico Buffa ci è riuscito benissimo. Sì. Non mi pare che le sue trasmissioni parlino di mercato, però certo, è un grande. Certo. Amarildo che decise anche una finale di Coppa Italia nel 67 Milan-Padova, scusa ma da milanista lo devo dire. Allora volevo un attimo tornare sui giovani, Roberto, perché tu hai detto i giovani, io ti dico la mia idea, sembra sempre che dobbiamo farli giocare punto e basta, ma non è meglio capire che cosa insegniamo a questi, perché a parte che non tutti i giovani, se prendiamo una percentuale nel calcio di 10 giovani ne sfondano 2, bene che vada, dobbiamo ricordarci questo. E seconda cosa, bisogna anche capire che non tutti i giovani sono bravi, prima di tutto, e che cosa gli insegniamo, perché se qua gli insegniamo a difendersi, a contrastare, a perdere tempo, a buttarsi per terra, a giocare più tatticamente che con qualità, cioè non è tanto il giovane, è il lavoro che gli si insegna. Quindi mettiamo un po' i puntini su lei, su questi giovani. Ecco, Stefano, Arrigo Sacchi cercò, quando era coordinatore di tutto il movimento tecnico della nazionale italiana, di smuovere le acque sin dal settore giovanile. Ci riuscì fino a un certo punto. È l'eterno problema nel quale ci dibattiamo, il labirinto dal quale nessun filo di Arianna riesce a tirarci fuori. I giovani sono un ottimo spot ed è giusto parlarne, perché al di là delle battute siamo un paese di vecchi e per vecchi, questo va detto, abbiamo meno coraggio degli altri paesi, restiamo però al nostro orticello, al calcio. Sì, all'estero c'è più coraggio, c'è più ardimento, si rischia di più, anche perché le academy sono più, secondo me, intelligenti. Dal punto di vista pratico e culturale sono anche un po' più libere. Mi diceva Roberto Bettica, grande giocatore del Juventus degli anni 70-80, che quando approdò al settore giovanile della Juventus cercò subito di chiedere al suo allenatore un ruolo e invece ricevette come risposta: gioca libero, ma non nel senso di battitore. Sì, come vuoi. Di testa, di terreno, di zolle e di spirito. Sì. Poi pian piano vedremo qual è la posizione che meglio si confà alle tue caratteristiche. E diventò, ieri sera l'abbiamo visto, se vogliamo, con uno sforzo di immaginazione, ma neanche eccessivo, neanche scandaloso, una sua prunga, Thomas Müller, il tedesco. Hai capito che come movimenti fra difesa, fra centrocampo e attacco,
geograficamente non solo, mi ricorda proprio i sentieri di Roberto Bettega, detto Bobby Gold, hai capito? Quindi libertà di giocare, poi secondo me fino a una certa età non si dovrebbe giocare in questi tornei che soffocano, hai capito, sempre, per cui il risultato non sarà l'unica cosa che conta, ma diventa, ma conta troppo presto, secondo me. Ecco, per cui libertà di azione senza partite, un campionato under 17, under 19, under 18, basta, che giochino tranquilli fino a quando non arrivano a under 19, under 20, allora sì, che si impone e sì, è consigliabile una selezione per verificare chi ha dei numeri, chi no. Tieni presente un'altra cosa, Stefano, che rispetto alla mia pubertà è scomparso uno strumento fondamentale, l'oratorio. Si andava a giocare gratis, et amore dei, hai capito? Per cui con l'arbitro che era il parroco, per cui tu se eri bravo venivi colto magari da un guardone che ti sembrava un guardone che oggi avrebbe avuto sulle cronache nostre un'altra collocazione, ma allora era quello dello 007 in occhiali scuri che da un oratorio all'altro cercava di cogliere una pepita. Adesso cosa succede? Succede che ci sono le scuole dello sport, paghi, i genitori pagano, ma vogliono che il loro figlio giochi, e giochi una quantità simile a quella del più bravo, magari loro che hanno un figlio scarso. E anche questo è un elemento che ha un po' spostato certi equilibri fisiologici nel calcio, per arrivare, lo ricordavo anche ad altri colleghi, alla battuta di Eraldo Pecci, giocatore, regista, romagnolo del Bologna, del Napoli, della Fiorentina, della Nazionale, grandissima lingua, tagliente e mai stancante, secondo me, che diceva che per paradosso a lui piaceva molto, a lui piacciono molto i paradossi, gli eccessi, allenatore che vince lo scudetto affiderebbe come prima partita la supervisione del vivaio, hai capito? Addirittura una cosa del genere, per dare importanza appunto a questi ragazzi, a questi che devono, secondo me, Stefano, nascere liberi. Poi pian piano sceglieranno il ruolo, eccetera, ma sai, subito le tattiche, eccetera, qua e là. No, io guardo un sacco di sport, dal calcio, dal basket, dal vero, eccetera, ma soprattutto nel calcio non vedo più gesti che mi restino, più qualità, capito? Vedi tutti questi movimenti sincronizzati, sarà anche così per la volta, ma l'esterno destro di Modric contro Manchester City. Mi pare che magari l'ho visto fare da Platini, ma da un giovane tentarlo anche con una mezza zappata, no? Ecco, certo. Manca un po' il rischio, manca un po'. Tant'è vero che abbiamo visto Gnonto che ha fatto una fuga sulla destra, ha scartato un tedesco e ha fatto un cross impeccabile al centro, siamo tutti caduti in adorazione. Esatto, capito? Ma ecco. mi aggancio a questo per dirti, ma non siamo responsabili anche noi, tra virgolette, nel senso il sistema di comunicazione di stampa sportiva, che dopo un cross mette il gioiellino gli affibbia subito il prezzo, perché questo è un altro problema. Tu pensa al caso della famiglia, non Adams, ma della famiglia Icardi. Sì. Mauro Icardi, che è anche se adesso un po' in penombra a Parigi, un centravanti in Italia da 20 gol a campionato, quindi un grande centravanti, capito? Non un fuoriclasse, ma un centravanti in Italia soprattutto, che ha lasciato il segno all'Inter. Bene, lui sopravvive grazie alle foto della moglie agente, hai capito? E qui si torna indietro. Ai miei tempi, o facevi un gol a partita o scomparivi, perché non c'era tutto quell'indotto che ti permetteva di essere qualcuno, se non tutto, anche se non facevi niente, o se facevi male tutto. Ecco, questo è anche importante. Per cui Adriano Galliani, che con Silvio Berlusconi ha portato per la prima volta il Monza in A, gli diceva: caro Beccatini, quante volte ci siamo visti, caro Beccatini, ha ragione anche lei, i giovani, ne parlavo anche col Cavaliere, però poi cosa succede? Che perdiamo tre partite, e qual è il titolo della Gazzetta? In crisi il Milan dei giovani, bisogna cambiare. Allora Gazzetta presa come riferimento. Certo. Ecco, hai capito? Quindi
è tutto perché parliamoci molto chiaro, Stefano, al di là di tutto, detto sottovoce o urlato in un concerto rock, il risultato è l'unica cosa che conta. Esatto. È inutile che stiamo lì a menare io non sono d'accordo con la filosofia, ma capisco quello che mi vuoi dire, perché alla ci sono delle eccezioni. Il secondo il famoso duello fra Arnoux e Villeneuve nel Gran Premio di Francia di Gione, hai capito che non valeva per il primo posto, per un secondo posto, sì, esatto, ecco, hai capito, resta nei nostri cuori, voi siete giovani, la grande Ungheria del 54 battuta dalla Germania, la grande Olanda del 74 battuta dalla Germania, e dai, però insomma, hai capito, solo ce ne sono tante di squadre che non hanno vinto, che non hanno vinto niente, ma sono rimaste, sono le eccezioni. Tu vai negli Albidori e poi se sei bravo e bello, entri anche nei cuori, certo, fai anche emozionare, se no è già abbastanza, credimi, non lo dico per cinismo, certo, entrare in Albo d'Oro, che sei in Albo d'Oro, esatto. Senti Roberto, campionato dunque, ci allacciamo a questo, secondo me di bassa qualità, nel senso che è stato un po' un campionato quello appena finito con i gamberi, insomma, spesso quelle davanti perdevano punti, quelle indietro pure, c'erano secondo me almeno 6 squadre che dovevano retrocedere, dato che siamo a dirselo senza peli sulla lingua, da regolamento ne retrocedono 3. Lo scudetto del Milan, più perso dall'Inter, è vero questa cosa che si è sempre scritta e detta anche giustamente, che è lo scudetto del gruppo, della squadra magari non più forte, o la pensi diametralmente all'opposto? No, guarda, per la prima volta, Stefano, nella mia griglia di agosto, io da anni sono stato uno dei primi, a stilare la griglia del campionato tipo Formula 1. Sì. Rispetto a molti altri colleghi, però, dal primo al ventesimo, quindi anche purtroppo le tre che retrocedende, hai capito? Sì. Mi ricordo con l'Empoli che misi 3 volte retrocedendo e ci salvò. Sì. Stavolta vedrai. Sì. Lo misi salvo e andò giù, hai capito? Tanto per dire. Non è, sai, sbagliare che vince lo scudetto ti lascia solo il rammarico della competenza, se vogliamo. Certo. Sbagliare o mettere 3 ultime che andranno in B, secondo te, ti lascia anche qualcosa di malinconia. Vuoi fare invece così. Allora, per la prima volta l'avevo cambiato, perché dopo la prima giornata a Udine era andato via Cristiano Ronaldo, uno che avrebbe assicurato i soliti 20 gol a stagione. Quindi la Juventus, nonostante il ritorno di Massimiliano Allegri, che personalmente non avrei ripreso, l'ho fatta scendere dal podio. Quindi prima diventava la seconda l'Inter e seconda la terza il Milan. Ora, il Milan, chapeau, ha vinto contro il mio pronostico, però non risalendo nella griglia del Gran Premio dalla decima fila. Sì. Era lì, era vicino all'Inter. E quando tu vinci di 2 punti nell'arco di 38 giornate, sono proprio i dettagli che bravo Pioli, bravissimo Ibra anche come capitano, non giocatore, mentre un po' polli quelli dell'Inter, che sì, come il Napoli peraltro, che ha perso 9 punti su 9 fra Empoli e Spezia in casa e Empoli ad Empoli da 2-0 all'80esimo, sullo 0-0 ci sta tutto. A Empoli, per il Napoli 2-0, 80esimo, non deve starci più niente se non la vittoria. Siamo d'accordo con tutti, rispetto per l'Empoli e Aurelio Andreazzoli, uno degli allenatori che preferisco, capito? Quindi l'Inter, secondo me, ti dirò, l'Inter si è incaponita con questo recupero di Bologna, perché pensava di poter ottenere, per un errore procedurale del Bologna, il 3-0 a tavolino, sai, ai tempi del Covid. Quando, viceversa, secondo me, ne parlavo anche con colleghi di Fede Interista, il caso di Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020 tagliava la testa al toro. Sì. Ti ricordi? Primo grado 3-0, un punto di penalizzazione. Certo. Alla fine è per l'Inter che si è andati avanti, perché l'Inter ha deciso di fare ricorso. Si fece ad aprile, si fece molto dopo, la Juventus non era più quel cantiere ambulante che era quando avrebbe dovuto affrontare Napoli in casa, e Napoli perse 2-1. Sì. Capito? Secondo me l'Inter si è andata a infognare, per cui ha trovato il Bologna in un momento di grazia, aveva pareggiato, se non ricordo male, a San Siro col Milan, si era insomma rimpannucciato, poi chiaro la papera di Rago, quella spiace, perché i portieri, sai, anche meriterebbero un discorso a parte, Donnarumma, i piedi di Donnarumma ormai stanno diventando una leggenda, capito? Quindi è stato un campionato mediocre, con la Juventus subito fuori. La Juventus in Italia è la squadra di riferimento, così come
per l'Italia la squadra di riferimento in Europa e nel mondo, il Milan, 18 trofei, e quindi è stato, come dicevi, sottolineo, vinto meritatamente dal Milan. Sono contento per Stefano Pioli, che difesi quando molti esperti volevano Der Professor Ragni, quello che poi è andato al Manchester United, dirige la nazionale austriaca, mentre dice no, teniamo, perché io sono contro i Deus ex machina, anche in campo, soprattutto in panchina. Per cui Stefano, che ha allenato anche a Bologna, era un caro attrezzi che si chiamava, si pagava e si licenziava, adesso è diventato il padrone dell'officina con pieno titolo e pieno merito, grazie, ripeto, all'importanza dei 40 anni di Zlatan Ibrahimovic, che al di là delle sbuffonerie, io ho sempre definito metà ballerino, metà gangster, metà Nurier, metà Al Capone, però ragazzi, è uno che si fa sentire sempre, comunque, anche quando non gioca. Non pensavo che fosse così influente negli spogliatoi, come invece mi è stato detto da colleghi milanisti che lo è stato in questo cruciale periodo. Pensi che il Milan debba continuare, perché io non sono d'accordo con questo discorso, Ibrahimovic deve rimanere, deve rimanere, perché nello spogliatoio dà carica, insegna ai giovani, ma questa squadra adesso ha un trofeo in bacheca, non potrà campare sempre su Ibrahimovic, ha un'autorità questa squadra, può farcela anche da sola, perché sì, se no Ibrahimovic sta qua fino a 50 anni. No, ma ha dimostrato di sapersela fare, il distacco avverrà per via dell'età, per via delle ferite, per via delle cicatrici, questo è nell'ordine delle cose, però ancora un anno non mi meraviglierebbe, anzi, non dimenticare, Stefano, che ci sono dei dettagli molto molto importanti, ci sono dei giocatori che sembrano così ruote di scorta o ruote un po' sgonfie, che però riescono a sprigionare una tale chimica, come si suol dire, che rende lo spogliatoio più compatto, più volitivo. L'ultimo Chiellini, faccio per dire, non è che giocasse molto, però insomma si dice che nello spogliatoio cercava di tenere su, hai capito, soprattutto in nazionale, il morale, e anche la dare fiducia a coloro che avrebbero dovuto sostituirlo. Senti, apriamo il capitolo Juventus allora, perché ci siamo già andati dentro qui con tutti e due i piedi. Io sono d'accordo con te, non avrei ripreso Allegri, perché c'è sempre il discorso delle minestre riscaldate, ma le cose cambiano da un ciclo all'altro. Troppo difensiva la Juventus quest'anno, Allegri nell'anno dello scudetto del Milan giocava in un modo che a me piaceva molto, perché aveva Ibrahimovic che mandava fuori la palla e mandava dentro gli inserimenti di centrocampisti, quindi sinceramente a me quel gioco lì di Allegri piaceva. Adesso però troppo difensivo, troppo sparagnino, è brutto. Tu che sei anche un po', come voglio anche essere io, cantore del calcio, comunque apprezzo la parte letteraria del calcio, non si può speculare uno sport bellissimo in questo modo, giocando a distruggere, giocando in difesa. La stagione della Juventus ne ha già sbagliate praticamente due, nel limite del possibile, perché è arrivata quarta e comunque è arrivata nella finale di Coppa Italia. Per non sbagliarne una terza, che cosa deve fare la Juventus? Non è facile fare i primari e dare delle ricette in questo caso, perché appunto è stato dal 2019, meglio ancora Stefano, fino al 2019 Agnelli e il suo gruppo, Marotta e Paratici, erano stati, diciamo, perfetti. La perfezione avevano ridotto il numero degli errori a un limite che non aveva impedito loro di vincere 9 scudetti, allora erano ancora 8, di arrivare 2 volte in finale di Champions League contro il Barcellona e Real Madrid. Ecco, da quel giorno, da quel periodo, hanno sbagliato. Andrea Agnelli ha sbagliato tutto. E ti dirò, l'unica cosa che secondo me ha sbagliato di meno è l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che mi riferisco a quel discorso sempre. Sì. Operazione antistorica per la Juventus, arriva a 33 anni, cifre esplosive, tu vuoi fare un'operazione che coinvolge il campo, ma anche l'indotto, merchandising, marketing, eccetera. Vabbè. Chiudo con una sintesi. Cristiano Ronaldo a 33 anni avrebbe avuto bisogno del centrocampo di Berlino, Pogba, Pirlo, Vidal, Marchini. Certo. Quella Juventus che trova avrebbe avuto bisogno del Cristiano Ronaldo 27enne, 28enne, certo, che faceva razzie fra Manchester United e Real Madrid. Chiusa parentesi. E poi è successo di tutto, e adesso sai, Superlega, questa maniera da Superlega, via Marotta, via Paratici, il caso Suarez, le plusvalenze, l'inchiesta Prisma di Torino, insomma un gran casino, ecco. E certo, sul piano
tecnico, tu decidi di chiudere un libro, il libro di Massimiliano Reghi, 5 scudetti, di aprire quello di Maurizio Sarri e vai avanti, e vai certo. avanti. Ti porta addirittura lo scudetto, quello della pandemia, con tutto quello che si può dire attorno, però ti porta lo scudetto e vai avanti. No, via, perché non rientrava nei parametri di stile, caratteriali, eccetera, e Pirlo a gavetta zero, e gli fai fare la gazzetta con la prima squadra, una Supercoppa, una Coppa Italia, un quarto posto miracoloso, d'accordo, ma tieni, no, torni ad Allegri, che da 2 anni non allenava, dire che da 2 anni non lavorava e forse troppo non allenava, si è un po' impigrito, è rimasto un po' indietro, pensava di avere sempre quella stessa rosa, un grande gestore di grandi giocatori che non ne faccia, cioè, io so guidare una 500, ma su una Ferrari non so se andrei al bar, lui magari sapeva guidare solo le Ferrari e non le 500, per cui insomma la Juventus si è accartocciata su se stessa. Senti, ma può essere anche stata vittima, o ogni tanto la Juventus è vittima della sua, di quella fase di Boniperti, vincere non è importante, cosa che conta. Te lo dico perché se il Milan è riuscito a vincere beccando Calulu a 20 anni chissà dove, io mi rifiuto di credere che la Juventus, che prende giocatori pronti chiaramente perché vuol vincere subito, è però tu non hai una rete di osservatori che vada a vedere chiaro, Calulu. Certo, certo, può reggere con Calulu, anche se non è proprio lo stessissimo caso, sì, certo. Pogba preso, certo. hai capito lo stesso Dybala preso dal Palermo, poi è chiaro, non è detto che un giovane diventi un grande giocatore, però insomma Calulu è stato anche grazie a Pioli e alla struttura che gli è stata messa intorno, insomma, se tu pensi che il Milan è passato in corso d'opera da Kier, al sì. quale auguriamo ogni bene possibile per motivi che sappiamo, Romagnoli, a Tomori e Calulu, quindi insomma chapeau perché hanno saputo, invece la Juventus no. Juventus no, e non sarà facile perché deve sbarazzarsi ancora di certi parametri zero molto ingombranti, tipo Ramsey, tipo Rabiot, che nella nazionale francese ho visto giocare da 8 soltanto una volta in Nation League in Portogallo contro il Portogallo 1-0 la scorsa edizione, ma sì. poi vedo giocare esattamente come giochicchia nella Juve, hai capito? Bel fisico, a volte bella falcata, raramente bel tiro, rarissimamente grandi gol come quello di San Siro contro il Milan ai tempi della pandemia da cost to cost, e per, insomma, adesso vediamo con Miretti, con Fagioli cosa farà la Juve, perché la Juve vorrebbe da un lato vincere sempre e non si può, e dall'altro sì. lato giocare bene, però allora ci vuole un po' di tempo, capito? Perché il tifoso di Michelino non basta più, per questioni di pecunia bisogna conquistare il tifoso di Pechino. Allora sai, sì. se uno apre, si accende la televisione da Pechino e vede l'Atalanta di Gaspa al massimo livello si innamora, se vede Juventus-Venezia certo. più 1-0 dopo pochi minuti, poi catenaccio della Juventus, cambia canale. Senti, ti chiedo l'ultimo paio di cose. La questione di Dybala, proprio sì. perché abbiamo parlato tanto di tifosi, di storia, di un po' di romanzo in questo caso. Io sono piuttosto stanco, non so se sei d'accordo, di vedere questi che dicono... Allora, è chiaro che il mondo del tifo, bello, sacrosanto, è una parte del calcio anche, secondo me, bistrattata, perché il calcio di oggi è molto lontano dai tifosi. Sì, sì. Per esempio, io seguo anche un po' il basket e vedo che per volumi più bassi c'è più possibilità che pubblico e squadra siano più vicini. Calcio o Formula 1, seguendo anche quella, come hai detto prima, non sono così. Insomma, è tutto plastificato e lontano dalla gente. Però è anche vero che il tifoso ha un po' le sue. Dybala va via dalla Juventus, va all'Inter, un traditore, Donnarumma e Çalhanoğlu vanno via, traditori. Io credo che il tifoso a volte voglia applicare la propria filosofia a loro, ma per loro non è così e non può essere così. Quindi, come vedi la chiave di Dybala, ti chiedo anche, io sono stato un po' critico con Dybala, perché secondo me ha qualità, è bravo, ma con la partenza di Ronaldo, come tu hai detto prima, col numero 10 sulle spalle, che alla Juventus non è un numero casuale, non dico che si doveva tirare la squadra sulle spalle, però al netto degli infortuni, quello è un argomento. Mi sembra un po' leggerino a volte. Sì, allora è bravo in mezzo a tanti. Secondo me può fare di più e caricarsi una squadra sulle spalle. Paolo Dybala ha 29 anni, che fra poco, che compierà mi pare a novembre, sì. del 93, è arrivato secondo me a questo livello. Ti può far vincere le partite, una partita, le partite.
e se gli dai una squadra forte, naturalmente può contribuire a farti vincere lo scudetto. Sì. Parliamo sempre d'Italia, per amor del cielo, anche se potrà sempre ricordare a figli e nipoti che una sera dell'aprile 2017 salì sulla bilancia con Leo Messi e pesò due gol in più. Esatto, 3-0 della Juve, due gol. Che un ricordo, se me li hanno, se me li invita, però insomma, quanti sono? È tutto sport che scrisse il nuovo Messi. Ecco. Sempre ecco, per tornare al discorso di prima. Il vecchio giornalismo, purtroppo, poi sai, chissà, noi avremo, io ho tutto il direttore l'hai fatto peggio, hai capito? Il nuovo, sì, Messi certo. Più Diego, hai capito? Che, allora, Paolo Dybala, che tu come sai, ha un sinistro che mi ricorda quello di Omar Sivori, sì. Per cui chiamo Omarino. Non nel senso però ha un carattere, Dybala ha un carattere migliore di Sivori, no? Omar era un gangster, un diavolo, questo è un chierichetto, questo, come Ibrahimovic. Questo è un chierichetto, hai capito? Oh. Sì. Certo, le lacrime dopo l'ultima partita con la Lazio, poi passa lì, cioè, il tifoso è tifoso. Certo. Però gli interisti, tu capovolgi il discorso, gli juventini gli danno del traditore, gli interisti che gli davano dell'appartenente a una squadra di calciopoli doppato, che comprava di cui dirigeva le partite, al primo gol saranno tutti lì a leccarlo. Certo, esatto. Diciamo, sono gli eccessi che si amano, gli eccessi fanno titolo, gli eccessi si amano, fornicano, hai capito? Mentre il buon senso non fa titolo. Certo, assolutamente sì. Senti Roberto, io voglio fare il problema fisico, Stefano, il problema fisico. Sì. Ma ti sei dato una spiegazione dei suoi continui problemi fisici? Non so. Secondo te sono correlati alla mente? Perché delle volte sento dire ma se è un po' anche fragile, lui ha subito molto l'impatto con Cristiano, anche se poi con Maurizio Sarri, proprio lui, Maurizio Sarri, trovarono un compromesso tattico e storico per cui la Juve vinse il suo ultimo campionato, Cristiano fece il massimo dei gol in Italia con Sarri 31 e sì. Dybala vinse il titolo di MVP in Lega, capito? Per la Lega, per cui, no, dato da noi, ma proprio da loro stessi. Sì. No, Dybala ha dei numeri, ecco, io aborro un termine, predestinato, porto una... Anch'io. Ne ha scritto anche Aldo Grasso sul Corriere, parlando anch'io. Di Leclerc, Ferrari, eccetera. Stessa guai, cosa dico destinati, io preferisco i post-destinati, cioè quelli che magari io arrivo in leggero ritardo a dire che era grandissimo, gli ho dedicato solo grande, piuttosto che dirgli che era grandissimo e poi... E poi mi trovi completamente d'accordo. No, lui, bravo, mi dicono che non facesse una vita molto regolata a Torino. Sì. Ti ricorderai la storia della festicciola con McKenna nei tempi del Covid, queste storie qui. Il problema è fisico, è gracile fisicamente e anche un po' caratterialmente. Per il resto, quando è in vena, è capace di molto. Non è fuori classe, ma ha colpi da fuori classe. Senti Roberto, voglio chiederti l'ultima cosa, voglio chiudere con un ricordo, dato che abbiamo confuso questa chiacchierata calcistico-giornalistica, tu hai scritto una bella cosa su Gianni Clerici, sì. che se n'è andato pochi giorni fa, sull'Attenti ha intitolato il tuo pezzo, insomma, testimone, così come Rino Tommasi, hai citato ovviamente Brera e Gianni Mura, di un giornalismo che non c'è più e che fa... Così fatica mi sembra oggi a fare presa non su di me perché io mi ubriaco di queste cose. Giampaolo Ormezzano, avrei letto la sua intervista sul giornale qualche giorno fa, ha detto oggi l'unico viaggio che è rimasto è quello dalla redazione, da casa alla redazione, e manco più quello perché ormai con lo smart working si lavora da casa. Una volta si andava, si vedeva e si scriveva. Quindi volevo insomma coinvolgerti con un ricordo ancora di Gianni, esteso poi a quello che no, guarda, io oggi lo vedevo poco, sono molto sincero, lo leggevo tanto, sì. Lo vedevo poco, sì. Perché a me piace, io appartengo alla generazione della carta, sono certo. Nato il 20 dicembre del 1950 e appartengo alla generazione della carta, non mi vergogno, sono una schiappa con le diavolerie tecnologiche di oggi che pure aiutano a migliorare in teoria il giornalismo, perché il giornalismo di strada, se tu sai manovrare gli strumenti e becchi, passiamo di palo in frasca con un esempio magari smodato, sei a Dallas nel 63 e becchi John Fitzgerald Kennedy che passa e che gli sparano, certo. Figurati oggi. Allora certo. Ci fu solo un filmatino di un tale Zapruder,
adesso esatto. Figurati oggi, avremmo già risolto alla luce del sole chi era stato, come eccetera eccetera, capito? Quindi la qualità resta fondamentale nel, sì. nel solcare la differenza, nello scolpire la differenza. Ha ragione Giampaolo GPO, una volta si viaggiava, io la prima trasferta per la Gazzetta arrivato nel marzo dell'81 fu a Barcellona per il sequestro di Chini, il centravanti che era stato rapito e rimase rapito per un mese eccetera. Oggi sono pronto a pagare, a meno che Chini non interessasse a una squadra italiana sul mercato, mai nessuno manderebbe un inviato, ma si farebbe tutto dalla redazione. Io ho avuto per questo, anche perché non sono laureato, un sedere della Madonna, nel senso che ho potuto dar sfogo alla mia passione e per questo essere anche remunerato. L'ho sempre scritto ai giovani, il giornalismo conserva un fascino eccezionale, anche perché non è un mestiere che fai con passione, è una passione che fai per mestiere. Rendi mestiere. La differenza è sostanziale, capito? È cruciale. I social hanno trasformato la pallottola lenta, la freccia in pallottola rapida, proprio in pallottola, la freccia in pallottola. Per cui bisogna anche cambiare stile. Fermo restando Stefano che al di là degli alibi, delle botte di fortuna, delle crisi esistenziali, non mi capiscono, la qualità fa sempre la differenza, come nel caso di Gianni Clerici, di Gianni Brera, non ne parliamo, Gianni Mure, permettimi di unire a questi tre un altro grandissimo, Mario Fossati, sempre della stessa, dello stesso lignaggio, dello stesso livello. Grandissimi scrittori, quando allora chi scriveva era il garante, non dico unico, ma il 90% di noi appassionati, di noi lettori, perché le televisioni erano in fasce, l'invasione berlusconiana non c'era ancora, per cui quando c'era una partita di calcio, per stare nel nostro orticello, si pendeva da tutto il calcio minuto per minuto, dalle prime immagini di novantesimo e dall'inviato che era l'ansia e soprattutto da colui che scriveva. Adesso se allora andando allo stadio come facevo io avevi il mondo, adesso se vai allo stadio lo perdi, perché davanti alla TV tu, io mi vergogno a dirlo, però ci sono stati dei turni di campionato, Stefano, che li ho viste tutte 10 le partite, sì. Da venerdì a lunedì, da orari diversi, hai capito? Questo è il passaggio epocale. Bisogna essere più bravi di quanto non lo fossimo noi alla nostra epoca, capito? Perché il lettore adesso ha molti più, allora doveva fidarsi, adesso può verificare se fa bene a fidarsi, capito? Assolutamente sì. È un altro passaggio delicatissimo ma cruciale. Roberto, io ti ringrazio perché è stata una grandissima, bellissima chiacchierata, breve, perché poi insomma abbiamo ognuno i propri impegni, ma spero che non sia l'unica e spero ovviamente presto di vederti anche di persona, dato l'emiliano-romagnolità di entrambi. Io sono nato a Bologna e quindi sai, sono fedele alla mia città. Va bene. È una città mamma dalla quale bisogna scappare perché se no non scappi più, hai capito? Esatto, io ho avuto la fortuna di trovare a 19 anni e 8 mesi la possibilità di andare a Torino a Tutto Sport, assunto, perché chi curava la rubrica basket, Zeglio Zucchi, grande giornalista, era stato assunto dal Corriere dell'Informazione a Milano e da lì posto vacante. Gianfranco Tivolani, viceversa, che era uno dei numeri uno a Bologna, non si mosse perché era veramente l'anima, la penna di Bologna, non si mosse, così ebbi questa fortuna. Ti chiedo l'ultima cosa a proposito di maestri, 19 anni tu, oggi a 19 anni quelli che sono magari della tua generazione con i 19enni non pensano, ma scherzi, pensano tu sei uno che poi porta via il lavoro, altro che io, no? Io ho cercato di usare dei termini tipo sedere, mi sono permesso, ti chiedo scusa, come massimo, che per rendere l'idea, ho avuto una fortuna d'altro mondo. Allora, se, come ti ho detto, un collega andava via, riunione della direzione, si cercava o il miglior giovane per sostituirlo o il migliore in assoluto per sostituirlo in base al rapporto che tu avevi con le possibilità finanziarie, seri come giornale, la Juventus, l'Inter o il Milan, oppure il Bologna, la Fiorentina, Roma, hai capito? A diverso livello. Adesso
se Zeglio Zucchi o lo Zeglio Zucchi va via, champagne, uno in meno, hai capito? Sì, questa sì, 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 esatto. Purtroppo per i giovani di oggi, sai, io con delle eccezioni mi è stato detto e sono convinto che ci possono essere, ci siano state, ci saranno. Però l'andazzo, l'orientamento è questo, capito? Certo. Io ho avuto la fortuna immeritata di solcare questi due secoli, di attraversare i due secoli, capito? Quello della carta, dell'impaginazione, del piombo e questo del software, dello smartphone. Certo, se oggi resto bloccato in autostrada e tu mi chiedi 50 righe su qualsiasi cosa, tipo lo so, fai conto, il 18 giugno, un anno dalla morte di Moriperti, fammi, te lo faccio. Allora lo potevo fare, non potevo telefonare, bloccato sull'autostrada, hai capito? Non potevo aspettare. Aspetta, guarda, appena mi riesco a liberare, arrivo al primo autogrill, butto giù 30 righe a mano, c'è il telefono a gettoni, ti chiamo e te lo hai capito. Però magari quanto ci avrei impiegato? 10 minuti? Un'ora? Adesso tu, guarda, io avrei detto, porca vacca, proprio adesso in questo momento, però mi sarei messo lì, capito? Questa è la grande differenza, certo, però sempre la qualità, e poi vai a leggere, uno va a leggere. Insomma, è rinfrancante che ricordarsi sempre, i giovani, che i veri padroni dei giornalisti sono i lettori. Come diceva Montanelli, esatto. Esatto. Roberto, grazie, ti abbraccio, grazie, seppur a distanza, ci sentiamo comunque presto, anche al di fuori grazie di qui, a voi, spero di vederti buona serata, grazie a voi. Buona serata a te, grazie Roberto. Grazie.